L'Istituto Comprensivo Antonio Parazzi presenta La Cimicerina da un racconto di Alberto Barbieri. Era un giorno di primavera e nel prato fiorito la cimicerina camminava sola e triste. Come tutti sappiamo, le cimici sprigionano un odore poco piacevole e per questo nessuno voleva essere amica di Rina. Lei aveva provato tutto per coprire l'odore. Tuta contiene odori, profumi, deodoranti, ma non c'era nulla da fare. L'odore la perseguitava, era la sua maledizione. Il problema era che bastava si spaventasse, patatrac, una nube di gas si sprigionava dal suo corpicino. Povera Irina, per questo motivo viveva sola ai borghi del prato fiorito, guardando gli altri insetti giocare spensierati e felici. Sembrava una mattina come tutte le altre, ma regnava un solito silenzio. Irina non capiva il perché tutto sembrasse fermo. Fu proprio in quel momento che udì un rumore fortissimo, seguito da urla di paura che la spaventò moltissimo. Talmente tanto da pensare: «Oh no, non riesco proprio a trattenermi!» La paura prese. Allora il sopravvento e il corpicino di Irina sprigionò la nube di gas più puzzolente mai sentita, che si propagò in tutto il prato, come un manto nebbioso. Improvvisamente fu silenzio, non si udivano più urla di terrore né fracasso. Irina decise quindi di andare a vedere cosa fosse successo e cauta e tremolante si dirisse verso il centro del prato, sempre più attenta ai pericoli che immaginava di poter incontrare. Incontrò una farfalla ancora molto spaventata, ma felice di essere viva, e le chiese: «Cos'è successo? Come stai?» La farfalla, balbettando dallo spavento, disse: «Le lucertole ci hanno attaccato, volevano mangiarci tutti. Brr, che paura! Un odore puzzolentissimo le ha fatte scappare, spaventate e nauseate. Non so da dove sia arrivato, però ci ha salvati tutti. Meno male!» Proprio in quel momento anche altri insetti si avvicinarono ad Irina, che sorpresa e impaurita non riuscì a trattenere una puzzetta e imbarazzata si scusò con tutti, pronta a ritirarsi ai bordi del prato per la vergogna. Subito gli insetti si misero le mani sulle narici per non respirare quell'odore terribile, ma invece di allontanarsi si avvicinarono ad Irina dicendole: «Ci hai salvato, sei stata tu, ti dobbiamo la vita, grazie, grazie, grazie!» Da quel momento Irina non fu più sola, tutti le volevano bene e l'accettarono così com'era, speciale. È proprio vero che tutti gli odori non vengono per nuocere. Questo libro è dedicato a Francesca, una bambina speciale che sarà sempre nei nostri cuori.